Bentrovati, siamo con Piero Colussi, del direttivo delle giornate del cinema muto, a cui vogliamo chiedere quali sono le ricadute anche economiche del festival delle giornate del cinema muto qui a Pordenone. Sì, beh, questo è un fatto di cui solitamente si parla poco, però a me sta a cuore sottolineare che un'iniziativa culturale ha anche delle ricadute di tipo economico. Le giornate del cinema muto in modo particolare, perché questo? Beh, perché il festival ha un budget importante e tutto quello che il festival riceve sotto forma di contributi pubblici e privati viene immediatamente ripartito con le aziende, con le persone che lavorano per il festival. Ma c'è un'altra cosa che va ricordata. In questi giorni ci sono centinaia di persone che arrivano da tutto il mondo e si fermano qui chi 3 giorni, chi 5, chi una settimana, chi 8 giorni. Ebbene, queste persone utilizzano tutte le nostre strutture alberghiere, non solo di Pordenone. In questi giorni tutti gli alberghi di Pordenone e dei dintorni sono occupati, mangiano, fanno shopping, vanno a fare le loro spese. Noi abbiamo una ricerca dell'università che ha calcolato in 1.250.000 euro le ricadute di questa manifestazione. Sono una cifra importante, per cui quando c'è qualcuno che dice che la cultura è una spesa, per cui è la prima della lista nei tagli da fare, beh, pensiamoci bene. Ciao a tutti, siamo con Michael Seber, è un ospite delle giornate. Michael, come mai sei qui a Pordenone? Io sono il presidente dell'orchestra Film Amoni, che accompagna film muti con musica dal vivo, e ogni anno facciamo una nuova partitura per un lungometraggio. Torno per Pordenone ogni anno per guardare nuovi vecchi film ricostruiti e restaurati. Il programma ogni anno è meraviglioso e interessante. Anche per noi ci sono tanti film interessanti da trovare, da ritrovare e da rimusicare. Anche oggi siamo con Sara Cozzarin dell'ufficio stampa delle giornate del muto, che ci preannuncia i film più interessanti da vedere domani, giovedì 6 ottobre. A te, Sara. Ciao, allora domani apriremo al mattino con un film della serie Corsa al Polo. Dopodiché quasi tutto il pomeriggio sarà occupato dalla seconda parte della sezione dedicata all'animazione giapponese. Alle 18 segnaliamo per la serie dei ritratti la presentazione del lavoro di Santos Dumont, un inventore aviatore, mentre per la sera sono previsti altri 3 appuntamenti con un film della serie della prima animazione della Disney, a seguire un film di Kertész prima di Curtiz e per chiudere con The Canadian della serie delle riscoperte. Ultima annotazione, volevo segnalare che Kertész e Curtiz sono la stessa persona e sono il regista del film Casablanca. Arrivederci.